E rieccoci qui in studio, sono le 7:49 minuti di mercoledì 6 aprile, ancora ben trovati a questa puntata di Buongiorno Bari. Non tutti sanno che all'interno dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II esiste un centro per la prevenzione e la cura del tabagismo e delle malattie del fumo correlate. Noi ne parliamo questa mattina, è già collegata con noi via Skype con la dottoressa psicologa psicoterapeuta Daniela Bafuno. Ben trovata dottoressa e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E allora, ovviamente ci concentriamo sull'argomento con cui ho esordito in questo nostro spazio, dicevamo l'antitabagismo. Allora, quante persone frequentano il vostro centro, dottoressa? Noi abbiamo molti accessi all'interno del nostro centro, anche perché è uno dei pochi presenti nella regione Puglia. Abbiamo oltre 100 accessi ogni anno. Abbiamo una partecipazione anche di diverse fasce di età, l'età media di accesso è intorno ai 50 anni e di ambi i generi, per cui in realtà possiamo dire, un po' quello che sono anche le statistiche nazionali, che uomini e donne ormai fumano allo stesso modo e quindi l'accesso, devo dire, ai centri antifumo è da parte di uomini e donne. Accedono al nostro centro molte persone con un consumo medio di circa un pacchetto di sigarette al giorno, con una dipendenza molto alta, e devo dire che la maggior parte dei nostri pazienti che accedono hanno già la presenza di una o più patologie, quindi c'è una comorbidità per esempio di patologie croniche come patologie polmonari, patologie tumorali, respiratorie. Voi in che modo li accompagnate, dottoressa? Proprio la sua presenza, l'ho detto prima, lei è psicologa, psicoterapeuta, è un accompagnamento davvero a 360 gradi. Sì, noi siamo un team, il nostro è un centro antifumo dove abbiamo più figure. Io come psicologa cerco di supportare i nostri utenti all'interno proprio di un percorso di supporto psicologico e comportamentale, e con me c'è il dottor Lamorgese, che è il pneumologo, e gli oncologi medici, la dottoressa Catino, responsabile del servizio, col dottor Galetta, anch'esso responsabile coordinatore. Questo perché? Perché la sigaretta non è un vizio, la sigaretta è una vera e propria dipendenza, una dipendenza fisica legata proprio alla presenza della nicotina all'interno della sigaretta, ma ricordiamo che non è solo la nicotina e il tabacco, la sigaretta contiene oltre 4.000 sostanze di cui 400 tossiche, questo è il motivo per cui è davvero molto pericolosa. E poi c'è una dipendenza psicologica, gestuale, questo perché la sigaretta risponde ad un bisogno che dobbiamo riconoscere, favorire la consapevolezza nei nostri utenti e quindi supportarli in questo percorso. Ricordiamo infatti che smettere di fumare non è facile, le persone che cercano di smettere di fumare da sole ci riescono tra l'1 e il 3%. Le persone che cercano di fumare utilizzando dei sostituti della nicotina, dei farmaci, riescono a farlo avendo quindi una percentuale maggiore di successo, circa del 10%, ma solo accedendo a un centro antifumo che prevede proprio la presenza multidisciplinare di un team che si prende carico della dipendenza fisica, psicologica, gestuale, comportamentale, abbiamo tassi di successo che raddoppiano e arrivano anche al 30-40%. Dottoressa, lei poco fa ha detto che ormai quasi non c'è più distinzione tra uomini e donne quando si parla appunto di sigarette. È anche molto alta però da qualche anno a questa parte la tendenza a utilizzare le cosiddette sigarette elettroniche. Chi le utilizza fondamentalmente pensa di aver smesso di fumare, ma è effettivamente così? Assolutamente no, anzi approfitto proprio di questa interessante domanda per dire che nell'ultimo anno, in parte dovuto allo stress della pandemia che sicuramente non ha favorito, sappiamo che questa restrizione forzata ha portato ad un incremento del numero di fumatori. L'Istituto Superiore di Sanità ci dice che la pandemia ha cambiato significativamente le abitudini tabagiche dei nostri degli italiani, con un aumento di circa 1 milione di fumatori in più nell'ultimo anno. In questo complice anche, come lei stessa diceva, l'utilizzo delle sigarette elettroniche e dei nuovi dispositivi a tabacco riscaldato, di cui dobbiamo fare alcune precisazioni. In primo luogo, sembra che queste sigarette non abbiano danni o che insomma possano addirittura, e poi in questo modo vengono un po' spacciate sul mercato, come dei dispositivi che possono favorire la cessazione tabagica. Assolutamente no. Intanto perché gli studi recenti ci dimostrano che queste sigarette contengono nickel, sostanze anche formaldeide, quindi sostanze anche cancerogene, tossiche, metalli pesanti, stagno è altamente concentrato nelle sigarette a tabacco riscaldato.
con degli effetti comunque negativi sulla salute a breve termine. Gli effetti a lungo termine sono ancora sconosciuti e quindi in questo veramente serve molta molta cautela. Inoltre, questi dispositivi sembra che favoriscano l'iniziazione al fumo, soprattutto nei giovani. Per cui molti giovani che iniziano a fumare questi dispositivi di sigarette elettroniche o sigarette a tabacco riscaldato, sembra quasi con l'idea di non fumare sigarette, in realtà nel 40% dei casi poi vanno dopo pochi mesi a utilizzare sigarette tradizionali. Quindi più che essere dispositivi che favoriscono la cessazione, sono dispositivi che favoriscono l'iniziazione al fumo, con tutti i danni che poi esse comportano. Quindi per cui dobbiamo fare contrario. Prego, l'ho interrotta. Assolutamente tutto il contrario, o comunque queste sigarette che in qualche modo agiscono sulla gestualità, per cui alcune persone dicono sì, ma evito di fumare le sigarette tradizionali aiutandomi un po' nella gestualità. Una gestualità che sicuramente con la sigaretta in qualche modo elettronica andiamo a mantenere, perché appunto questo utilizzare la vaporizzazione, la ritualità del fumo aiuta sicuramente il fumatore a cercare di ridurre un po' le sigarette tradizionali utilizzando questi dispositivi. Tuttavia, gli studi ci dimostrano che, ripeto, dopo poco tempo si torna a fumare le sigarette tradizionali e nella maggior parte dei casi chi fuma sigarette elettroniche è un fumatore duale, cioè utilizza sia sigarette elettroniche sia sigarette tradizionali. Per cui diciamo di utilizzare queste sigarette. Un'ultima domanda, dottoressa. Immagino che ogni fumatore sulla faccia della terra sappia che il fumo fa male, nonostante evidentemente questa motivazione non è abbastanza forte. A volte ci si ferma quando invece si scopre di avere una vera e propria patologia. Allora, da un punto di vista delle motivazioni, lei come aiuta le persone che si rivolgono a voi? Dobbiamo offrire un aiuto motivazionale che vada ad agire proprio sul bisogno specifico di ogni paziente. Non esiste un protocollo unico, valido, uguale per tutti. Come dicevo prima, la sigaretta, oltre a causare una dipendenza fisica, è legata anche ad una dipendenza psicologica. Quindi è importante comprendere e riconoscere la chiave motivazionale di ciascun paziente. Lei parlava prima di pazienti che arrivano magari di fronte ad una diagnosi per riuscire a smettere di fumare. A volte neanche questo basta. Noi siamo in un istituto tumori e molti dei nostri pazienti oncologici continuano a fumare nonostante la diagnosi. E in questo il nostro centro antifumo cerca di affiancarli, perché sappiamo da letteratura che il fumo in tabacco incide in maniera negativa sull'efficacia delle terapie oncologiche. Quindi vale la pena smettere di fumare e farlo sempre. Tra le motivazioni che ritroviamo è molto importante avere una motivazione interna, nel senso che se il fumatore arriva in un centro antifumo dicendo che vengo perché il familiare mi ha spinto a smettere e quindi in qualche modo delle pressioni esterne, questo sembra aiutare molto poco. Invece il lavoro che facciamo con i nostri pazienti è cercare proprio di ritrovare con loro una motivazione più interna e quindi legata a un bisogno più personale. E su questo noi ci fermiamo, speriamo di averla presto a nostra ospite nuovamente. Intanto io la ringrazio, dottoressa, per essere stata con noi. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Anche noi vi ringraziamo, ricordandovi che per tutti i pazienti che vogliono smettere di fumare è possibile anche utilizzare il numero verde che è presente sui pacchetti delle sigarette, telefonando a quel numero per contattare il centro antifumo più vicino. Grazie ancora Daniela Bafunno, psicologa, psicoterapeuta. Sono le 7:58 minuti, noi ci fermiamo per qualche istante, voi non andate via, torniamo subito con le notizie flash.